Nello scontro salvezza che si gioca a Nicoletti ci sono punti in paio pesanti. La Fiericcione vuole uscire dal tunnel e dalle sabbie mobili di classifica. Alla fine, a 60 secondi dal termine, ci riesce nel migliore dei modi. In Medicea da questa sera si trova in zona play-out, scavalcata proprio dai Riccianins in classifica. La via è proprio di marca locale. Docente lanciato in velocità davanti all'estremo ospite, cerca la puntata da calcetto, pallone sull'esterno della rete. In Medicina risponde con un traversone sulla destra, dove Maiorano e Tonelli bucano l'appuntamento con la rete. Dalla bandierina Canova scambia con De Brasi, il numero 4 chiede nuovamente il pallone al compagno per poi andare alla battuta sfiorando la marcatura. In fase di impostazione Zaganelli regala il pallone a Merli, il numero 10 chiede l'appoggio dei Grimellini per poi scaricare il tiro verso la porta, ma San Marchi esegue una parata alla Garella. Ancora Fia vicino al gol, Sottile mette dall'altra parte per la testa in una dei, San Marchi blocca senza problemi. È la volta di Perazzini che non trova la coordinazione giusta, pallone che diviene invitante per Docente, ma l'attaccante viene chiuso sul più bello. Al Medicina viene fischiato in questo caso un fuorigioco clamoroso, lancio di Maiorano in profondità per il compagno, ma l'arbitro interrompe l'azione, mentre su versante opposto Merli chiama l'intervento in corner l'attento San Marchi. Maiorano a questo punto dall'altra parte riceve palla al centro dell'area di rigore, l'attaccante in maglia numero 9 riesce a girarsi, ma Passaniti si fa trovare pronto. In Medicina sa di poter fare l'impresa e approfitta anche dei regali della Fiericcione, come quando Tonelli si lancia in porta praticamente da solo, ma chiude troppo il piede preferito. Al minuto 89, presa in Medicina, regali vantaggio alla Fia, retropassaggio azzardato all'indietro con l'inserimento di Sottile che beffa l'incolpevole San Marchi, facendo esplodere tutta la panchina di casa. La risposta di Medicina arriva in pieno recupero da calcio piazzato. Cavana colpisce di testa il pallone sotto misura, viene deviato forse con un braccio da un difensore riccionese in corner. Tra le proteste ospiti, ma il direttore di gara fa segno di proseguire. La FIA a questo punto conquista una vittoria che la allontana per questa domenica dalla zona rossa di classifica.